Web spettatori, buongiorno. Il viaggio nelle scuole di eccellenza di Gilda TV è iniziato nel 2012. Siamo stati negli istituti tecnici superiori Avogadro di Torino, Archimede di Catania, I licei di Bra in provincia di Cuneo, Caraffa di Mazzarino in provincia di Caltanissetta, Maxwell di Milano, Vanoni di Vimercate e al liceo musicale Petrarca di Arezzo. Ma tante altre scuole che non siamo riusciti a raggiungere si sono distinte in questi anni, come ad esempio l'Istituto Brocchi di Bassano del Grappa, che il 16 gennaio scorso ha vinto ad Amsterdam il campionato mondiale di Zero Robotics. E dalla Scuola Buona Italiana, una fondazione internazionale con sede a Dubai ha scelto tra 5.000 candidati 50 docenti, e tra questi ci sono due italiani, Daniela Boscolo e Daniele Manni, per assegnare il premio Global Teacher Prize, detto anche il Nobel degli insegnanti. Oggi siamo a Lecce, all'Istituto Costa, dove insegna informatica il professor Daniele Manni. Stiamo percorrendo diciamo, il nostro territorio, incontrando i ragazzi delle scuole medie per piantare questo seme delle start-up. È un termine con cui si identificano nuove imprese. Ecco, un'impresa per essere una start-up non deve essere soltanto nuova, cioè aperta domani, un'azienda, una piccola azienda apre domani, quella è una start-up. No, le start-up sono principalmente di due tipi. O si crea un'attività che non è mai esistita prima, e quindi proprio nessuno ci ha mai pensato eventualmente, è un ragazzo. Gli viene in mente un'idea, un qualcosa, la realizza, quella non ci ha mai pensato nessuno, quella è una startup. Oppure a qualche ragazzo viene in mente di creare un'impresa che già esisteva, una cosa che già esisteva, ma con un'innovazione, con qualcosa di nuovo, in maniera completamente diversa da quello che c'era precedentemente. Quelle sono delle startup. Ve ne posso fare un esempio, in modo che capiate bene quello che voglio intendere. Un mio ex alunno ha imparato a fare il calzolaio. E 2 mesi fa ha aperto il suo laboratorio artigianale, e fin qui è tutto normale. Quella non è una startup, perché in pratica botteghe di calzolaio sono sempre esistite. Dove sta la novità? Lui la sta aprendo, ma si sta affidando a Facebook per trovare i suoi clienti. Quindi la maggior parte della sua clientela arriveranno tutte grazie alle tecnologie, alle nuove tecnologie. Le startup nel mondo esistono già da una decina di anni. In Italia se ne comincia a parlare come termini da 2 o 3 anni, ma tutte le start-up riguardano giovani che sono almeno studenti universitari oppure neolaureati. Noi ragioniamo di start-up da 10 anni, creando una società apposita per questa cosa, ed è, io pensavo fosse l'unico caso a Lecce. Poi man mano nel tempo abbiamo scoperto che era non solo l'unico caso a Lecce, ma era l'unico caso in Italia di una scuola superiore che avvicinava i propri studenti all'impresa vera, non l'azienda simulata, ma a creare e far fare una vera e propria impresa e far guadagnare i ragazzi. Noi siamo un istituto tecnico economico, quello è il nostro mestiere. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a saperne di economia e possibilmente a riuscire a guadagnare con l'economia. Dall'8 dicembre ho saputo che non siamo l'unica scuola al mondo di scuola superiore che tratta di start-up. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, io sono Antonio Scarnera e appunto da quando avevo 15 anni volevo aprire un progetto su internet. Io sono un appassionato di web e del computer, ma i servizi che necessitavo per farlo erano troppo costosi e professionali per, diciamo, per un ragazzo di 15 anni che non ha grosse disponibilità economiche. Allora, decido di rendere meno professionali questi servizi e quindi più abbordabili per un target appunto di giovani. E qui nasce l'idea imprenditoriale. Il problema è che a 15 anni in Italia, come credo nel resto del mondo, non si può aprire un'impresa, non si può vendere. E quindi vado a parlare col professor Manni, che non era un mio docente, non lo è ancora adesso, che mi dà la possibilità, grazie alla società cooperativa Arianoa, di aprire la mia idea imprenditoriale a soli 16 anni. Adesso si chiama Island of Host, vende servizi internet per ragazzi e ogni mese aumenta il fatturato, quindi io da quando ho 16 anni ho guadagno. Grazie al professore abbiamo inventato appunto una carta ASKS che permette, tramite noi che andiamo a convenzionare i negozi, di usufruire degli sconti
inerenti a negozi venuti fuori da una ricerca di mercato sui gusti dei giovani. Niente, al momento abbiamo ristretto il campo a 80 negozi, dove ogni negozio ci paga un tot che sono 65 euro più o meno, rinnovabili ogni anno. La carta viene 5 euro ed è venduta per il momento agli studenti. Per fare una startup anche di successo non è necessario, ad esempio, come può sembrare, essere un mago del computer come Antonio. Anzi, la maggior parte delle startup nasce sempre da un'idea banale, un'idea che può sembrare molto semplice. Infatti la mia è un'idea molto banale. Era estate, era il periodo degli esami di maturità e giravo con i miei amici per le stradine di Lecce. E ovunque vedevo quelle famose magliette per i turisti che si trovano ormai dovunque ormai da 30 anni con la scritta I love New York, I love Lecce. E mi sono detto, quasi per gioco, ma vorrei provarci anche io, no? Con qualche magliettina così, quasi come un gioco. Così ho pensato un po' a una grafica colorata per l'estate, a una maglietta che potesse mandare un messaggio. In questo caso il messaggio era che per la prima volta al mondo, per la prima volta nella storia, un territorio era capace di amare le persone oltre che essere amato, in questo caso il Salento. Posso garantirvi che anche se si tratta di un'idea banale, ha funzionato, è diventata un'impresa. Dopo due settimane, il primo giro di ordini, ho guadagnato sugli 800 euro. Ci parlate di Shopping Face? Buongiorno a tutti, noi siamo Giorgio e Chiara, due delle ragazze, e appunto diciamo Shopping Face è un progetto che abbiamo creato da poco e nasce appunto da lavoro da shopping e da Facebook, che è uno dei mezzi di comunicazione più diffusi in questi anni, e abbiamo deciso di utilizzarlo non solo come lo utilizzano tutti i ragazzi, anche voi, ma anche in modo professionale. Appunto abbiamo deciso di girare per i vari negozi di Lecce e delle province per poter, diciamo, proporgli di pubblicizzare appunto le loro offerte, le loro promozioni, e appunto tramite una piccola, attraverso delle pagine Facebook che creeremo e gestiremo noi. E questo progetto, appunto, queste pagine Facebook saranno gestite da noi, e loro in compenso avranno, speriamo, molto più fatturato rispetto a quello che magari hanno adesso, e noi saranno pagate delle piccole quote, appunto, mensili. Grazie. Sì. Grazie. B&B Plus, questo è il loro logo. Stanno realizzando in pratica un sito. Che cos'è? È un sito per adesso che riguarda Lecce, poi riguarderà il Salento e, volendo a Dio, riguarderà l'Italia intera. I gestori dei bed and breakfast, quelli di qualità, quelli dove c'è un arredamento prestigioso, quello dove la proprietaria abita accanto, quello dove la proprietaria prepara la torta in casa per dargli ai suoi ospiti, soffrono una concorrenza, loro dicono ingiusta, da parte degli altri B&B. Quei B&B dove ci sono i mobili da Ikea, dove è soltanto una casa sfitta e i proprietari magari abitano in un altro paese, la stanno sfruttando per non perdere, come dire, quei soldi, dove lasciano un buono sul tavolo della cucina e dirò che questo buono puoi scendere al bar e fare colazione giù al bar. Costo uguale. Il cliente prenota da internet, lo sapete benissimo, il cliente di Milano, il cliente di Torino, il cliente di New York, di Toronto, vede su internet, vede il sito, bello, mi piace, vede i costi, mi piace, prenota. E non nota la differenza fra le due cose. Allora questi ragazzi hanno pensato bene di inventarsi un sito B&B Plus, dove ci sono tutti i B&B Plus, quelli con qualcosa in più. In maniera tale che il cliente che entra in B&B Plus ha la certezza matematica che sono B&B ottimi. Sono state presentate altre start-up come Beauty Food, pensata per la promozione di prodotti agroalimentari leccesi, la Click Go, utilizzabile dai turisti per muoversi con i mezzi locali nel territorio salentino, la Frisedda, per far conoscere la frisa, tipico prodotto pugliese in tutta Italia, e la Salento for Fun, un'agenzia di viaggi per gite scolastiche in entrate nel Salento. Tutti si lamentano che non c'è lavoro, e allora la mia risposta è non c'è, crea.
Non c'è? Inventalo. Grazie. In chiusura, il professor Manni racconta di aver incontrato a Roma qualche giorno prima un amico che si è complimentato per la sua candidatura e gli ha chiesto quando avrebbe incontrato di nuovo i suoi studenti. E gli ho risposto: domani mattina sarò in classe e dopodomani, sabato, con i ragazzi parteciperemo a un convegno sull'importanza dell'istruzione tecnica. Abbiamo fatto lì a scuola, ho voluto raccontare che stavamo facendo questo convegno sull'importanza dell'istruzione tecnica. E lui mi ha detto: vabbè, ma me lo puoi fare un favore? Certo. Allora, a tutti i tuoi studenti, a tutti i tuoi colleghi, ma anche alle persone che partecipano al convegno, porta i miei saluti, il mio grande abbraccio e la mia benedizione. Come vi sentite nelle vesti di imprenditori? No, assolutamente normali, quasi non ci sentiamo imprenditori. Noi siamo studenti che hanno avuto tanta fortuna nell'avere dietro grandi professori e la fortuna sta nell'aver avuto la possibilità di provare le proprie idee e quindi nient'altro. Vederci imprenditori, non vogliamo vederci dei lavoratori, vogliamo vederci studenti con un bellissimo futuro davanti. E noi ve lo auguriamo. Voi ragazze che invece siete ancora a scuola? Noi che siamo ancora a scuola sì, ci sentiamo normali anche noi. È tutta una situazione, è vero, fortunata, nuova, però è sempre comunque bello pensare alla semplicità. Il professor Manni ha promosso anche un progetto sulla pace. Sì, è un movimento nato sempre all'interno della scuola, si chiama Gipace, Giovani per la Pace. E sotto questo movimento abbiamo ottenuto tanti risultati, come abbiamo avuto incontri con anche persone che hanno avuto il Nobel per la pace. In Piazza Sant'Oronzo a Lecce abbiamo costruito, abbiamo fatto con le nostre mani la bandiera più grande del mondo, quindi siamo molto soddisfatti anche sotto quel punto di vista. Che cosa ti ha dato questo progetto? Ci ha dato la possibilità di non vedere più altri ragazzi come una, cioè non vedere più la diversità come una cosa negativa, ma anzi una cosa speciale da sottolineare e guardare con molta felicità. Siamo nello studio del preside Andrea Valerini dell'Istituto Comprensivo di Lizzanello Merina di Lecce, che oggi ha ospitato gli studenti del professor Manni. Buongiorno preside, cosa ne pensa di questa iniziativa? È un'iniziativa senza dubbio lodevole dal punto di vista didattico, perché è una, diciamo, modo per far per unire insieme la scuola, diciamo, tradizionale con un'idea diversa che è quella appunto di una scuola legata più al contesto economico. Non le sembra prematuro parlare di start-up a dei ragazzi così giovani? Diciamo, questa è stata sicuramente una sfida, come tutti i progetti pilota è qualcosa di cui dovremo valutare la ricaduta, però sicuramente. Nella vostra scuola, preside, avete già iniziato una collaborazione con i maestri di lavoro d'Italia e qui oggi abbiamo un rappresentante, buongiorno. Buongiorno, sì, sono Giovanni Camerino del Consolato di Lecce della Federazione dei Maestri di Lavoro d'Italia e sono coordinatore dei progetti Scuola Lavoro, cioè noi ci interessiamo di avvicinare quanto più possibile i giovani al mondo del lavoro. Quindi abbiamo accettato molto volentieri la proposta del professor Manni di entrare nelle scuole medie, per questo diciamo ringraziamo anche il preside della Comprensivo di Lizzanello per averci ospitato. Buongiorno professore, lei ha incontrato di recente Papa Francesco, come ha fatto ad essere ricevuto da lui? Più che essere ricevuto da lui, la fondazione, la Varchi James Foundation, che è in connessione con un'organizzazione argentina, Scolas, voluta dal Papa quando era ancora arcivescovo di Buenos Aires, ha saputo che c'era questo congresso mondiale in Vaticano della Scolas e ha chiesto la possibilità di far arrivare una rappresentanza dei 50 finalisti del Global Teacher Prize.
A quel punto il Papa Parese è stato entusiasta di questa opportunità e si è messo in moto una macchina velocissima dove io ho avuto questo onore di essere invitato insieme a un mio collega americano e a un mio collega inglese a partecipare a questa parte di conferenza, a partecipare a un workshop e poi successivamente a conoscere di persona il Papa. Secondo lei qual è l'obiettivo della Fondazione? L'obiettivo è chiarissimo, l'hanno detto dal primo momento. Loro si sono resi conto che in tutto l'Occidente la figura del docente ha perso quasi completamente il suo valore. Quindi loro si sono posti un obiettivo molto importante e anche molto difficile, secondo me, rivalorizzare questa figura del docente. Loro portano come esempio alcuni paesi dell'Oriente, la Cina, Corea, dove la professione insegnante è tenuta in altissima considerazione. E vorrebbero poter fare qualcosa per cercare appunto di incentivare nell'Occidente questa crescita di immagine. Si sono inventati un premio da $1 milione per attirare l'attenzione dei media internazionali e devo dire che ci sono riusciti, perché il giorno dopo dell'annuncio dei 50 finalisti la notizia era su tutti i giornali e telegiornali del mondo di questi 50 bravi, si definiscono bravi docenti, finalisti e candidati a questa sorta di premio Nobel per l'insegnamento. Questo è in pratica il nostro laboratorio, è la nostra aula creativa. In questo laboratorio sono nate tutte le nostre belle idee, i ragazzi hanno prodotto tantissime start-up, tantissime iniziative, tantissimi siti web. Questo laboratorio, con i computer che si sono cambiati ogni 2 anni perché ci servivano computer sempre più potenti, hanno visto nascere siti ufficiali di film americani, siti ufficiali di film in Italia, hanno visto nascere dei progetti quotati in tutto il mondo. Tanto che un paio di anni fa un giornalista fece una ricerca e scoprì che questa era la scuola più premiata d'Italia, con grande sorpresa del resto d'Italia, che era al sud, era a Lecce, la scuola che aveva ricevuto più premi e riconoscimenti in assoluto. È stato chiamato dal Ministero per far parte dell'equipe che lavora per la Buona Scuola di Renzi? Da un lato questo riconoscimento mi ha fatto tanto piacere, però ho pagato sulla mia pelle che queste notorietà allontanano dalla classe, perché chiedono costanti partecipazioni e io fino ad ora ho faticato a rifiutare tutte quante le partecipazioni perché sono indietro col lavoro con i ragazzi. Probabilmente proporrò un collegamento Skype, un collegamento via Skype dove posso continuare a insegnare e partecipare, se nel mio piccolo posso dare un piccolo contributo, perché no, molto ben volentieri. Oggi un ragazzino della scuola media, dove ha fatto la sua presentazione, le ha chiesto se non vuole diventare ministro della pubblica istruzione. E in tutti questi anni io ho avuto tante proposte, ho avuto proposte di assessorati vari, anche regionali all'istruzione, ho avuto proposte di mettermi in politica, ho avuto proposte di diventare preside. Ogni volta che c'era un concorso i colleghi dicevano: Daniele, tu sei l'ideale per un preside. Ma la risposta è stata sempre la stessa e sempre molto immediata. Se io facessi una qualsiasi di queste cose, non potrei fare la cosa che amo di più, che è quello di stare con i ragazzi.